Galeazzo mi viene incontro, mi abbraccia. Dalla grama luce viene fuori un viso abbronzato dal sole e stirato da un'interna angoscia. Occhi che non hanno dormito e forse hanno lacrimato. Sono qui che non posso più fare nulla. Ho telefonato a Londra, a Parigi. Ho proposto una conferenza europea. Non c'è più niente da fare. Un corpo che da pieno e altero che era si fa infantile, con un che di femmineo, abbandonato, smarrito. Non abbiamo nessun dovere di intervenire, nessun interesse. Lo scontro maggiore dovremmo sostenerlo noi. Guarda, guarda. Guarda qui. L'impero tra le colonie britanniche. La Libia tra gli inglesi e i francesi. L'Egeo e il Mediterraneo tra Suez e Gibilterra. E dall'altra parte la catena delle Alpi. Siamo in grado di difenderci? No, no, no! Di rado ho incontrato nella vita un uomo di così contrastanti qualità. Gli 8 milioni di baionette, lo sai quanti sono? 1.300.000 fucili, compresi i moschetti del 99 e quelli della gioventù italiana del Littorio. Diverso da un giorno all'altro, capriccioso negli affetti, nelle tendenze politiche, nei gusti intellettuali. Vuoi che ti dica qual è la situazione? Aviazione. Secondo Valle disponiamo di 3.006 aerei. I servizi segreti della Marina invece ci confermano che ne abbiamo solamente 982. La Marina, la nostra arma più efficiente. Cavagnari dice che è pronta solamente a farsi affondare perché nel Mediterraneo il nostro rapporto è di 6 a 1 a favore degli inglesi e dei francesi. L'esercito. Pariani fa lo smargiasso e con Mussolini è tutto ottimista. È un bugiardo, è un traditore. Delle nostre 67 divisioni, solamente 10 sono pronte. Le altre mancano di tutto. L'imbecille di Alfieri, che si sente già il capo di Stato Maggiore, può dire il contrario. Alfieri è il tipico cretino fedele, solo che la cretineria in politica è la peggiore forma di infedeltà. Quel buffone di Starace, convinto di avere tutto il popolo in pugno, ma mi faccia il piacere, mi faccia. Beh, secondo Starace, le donne italiane sono contente della guerra perché prendono 6 lire al giorno e si levano i mariti dai piedi. E lui è il segretario, la massima carica del partito. Ma Mussolini che fa, che dice? Prima parla con me e mi dà ragione. Poi dice che non siamo delle puttane, non possiamo cambiare politica. Poi ha una paura tremenda di Hitler. E poi dice che dobbiamo avere la nostra parte di bottino. Pensieri. Pensieri passano per il mio cervello. Si tratta di un cedimento di nervi o di lucida coscienza? Una nota confidenziale è arrivata da Innsbruck. Il Gauleiter ha ricevuto alcuni studenti altoatesini e gli ha tenuto un discorso. Gli ha detto: dopo che sarà chiusa questa partita, alla grande Germania sarà facile fare un passo oltre il Brennero e arrivare fino a Bolzano. Questi sono i nostri alleati.